la sigla è finita, cominciamo adesso con la nostra lezione. Come abbiamo scritto fuori, desidero dedicare questa lezione a mia sorella Ruth, che abita a New York, che ci ha fatto passare un'estate stupenda, era sempre presente, era sempre, ha fatto di tutto il possibile a me e ai miei figli, che abbiamo un'estate veramente come si deve, ci ha fatto sentire a casa, perciò dedichiamo a lei questa lezione, che il merito di questa lezione possa portare a lei e a tutta la sua famiglia tanta gioia, serenità, tutto il benessere nel mondo, e presto speriamo che la sua figlia Shana Tamar Bat Rut possa sposarsi al più presto, trovare la sua anima gemella, e grazie ancora di tutto quello che fai per noi, sia in estate che anche durante l'anno. Questa parasha, questo shiur che noi studieremo stasera, parleremo del fatidico mese di Elul, come settimana scorsa vi ho preannunciato. Ieri era l'inizio del mese di Elul, era Rosh Chodesh, abbiamo avuto 2 mesi di Rosh Chodesh, 2 giorni di Rosh Chodesh Elul, vuol dire il capo mese è durato 2 giorni. Oggi siamo nel secondo giorno di questo grandissimo, meraviglioso mese di Elul, che è il mese pieno di benedizione per tutto il mondo, per tutto Israele. Elul, appunto, è l'ultimo mese dell'anno ebraico ed è il più importante, perché noi sappiamo che fra poco arriva Rosh Hashanah, il primo mese dell'anno, Rosh Hashanah il capo dell'anno, poi c'è Kippur, perciò questo ultimo mese è il mese dove noi possiamo rettificare tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno passato. E noi, come sappiamo, come la Torah ci insegna, che tutto va secondo la fine. Vuol dire una persona magari può aver cominciato a fare qualcosa in un modo sbagliato, però alla fine, se è riuscito a aggiustare quella cosa che ha cominciato anche col piede sbagliato, tutto a kol holecha harei chitum, vuol dire tutto va secondo come noi finiamo, come noi terminiamo qualcosa. A volte, per esempio, una persona può andare a scuola, un bambino va a scuola e comincia l'anno in un modo sbagliato, non studia abbastanza, non si comporta bene, però alla fine, se lui riesce a recuperare tutte le materie che ha studiato poco e tutto il comportamento sbagliato che aveva, se riesce a rifarsi, non calcoliamo tanto quello come lui ha cominciato l'anno, ma vediamo come lui ha completato l'anno e se lui è riuscito veramente a rifarsi di tutte le materie, di tutti i brutti voti che lui ha avuto. Perciò non è sempre importante, ovviamente a priori bisogna fare le cose per bene dall'inizio fino alla fine, ma la Torah dice sempre c'è sempre un punto di salvataggio e noi dobbiamo essere sempre sicuri che anche se abbiamo cominciato un qualcosa con un piede storto, in un modo negativo, non proprio in un modo giusto, la Torah ti dice non avere paura, anche se hai cominciato male, l'importante è come finisci la cosa. Perciò, durante l'anno, sicuramente quando le persone, tutti noi facciamo degli sbagli, delle mancanze, degli errori, dei peccati e quant'altro, ma la Torah ti insegna a non ti preoccupare, questo ultimo mese di Elul, che è proprio l'ultimo mese dell'anno, tu potrai cambiare le sorti dell'anno intero se ti impegni con tanta forza, ti impegni con tutta la tua emunah, la tua fede, con tutto il tuo amore per Hashem. Noi possiamo nettamente proprio cambiare tutto quello che abbiamo fatto di sbagliato nell'anno passato, nell'anno, nei mesi precedenti. Perciò è il mese più importante perché è il mese che noi possiamo cambiare le sorti di un anno intero. Questo mese viene chiamato anche il mese della misericordia e delle suppliche. Infatti, secondo tante usanze, già da oggi era il primo giorno delle Selichot, che si fanno 40 giorni di Selichot, di preghiere in più alle solite preghiere che facciamo ogni giorno. Ed è questo il mese della misericordia, dove Hashem ha un occhio di riguardo per il mondo intero. Vuol dire Hashem, la sua misericordia, il suo amore per il popolo, per il mondo, viene accentuato proprio nel mese di Elul. Perciò, noi possiamo, in questo mese, ultimo mese,
di pulire tutto quello che noi abbiamo fatto nell'anno passato. E questa è la grandezza della Torah, che ci dà sempre un salvataggio in corner, che ci dà sempre, anche se una persona veramente ha sbagliato tutta la vita o tutto l'anno, alla Torah ci dà sempre questo coraggio che ci dice: non ti preoccupare, se veramente ti impegni, puoi cambiare tutto quello che tu hai fatto finora. Perciò noi possiamo pulire tutto il passato e avere un anno buono. Perciò qua Hashem scrive, è vero che Hashem scrive le sorti di ognuno di noi, sapete che a Rosh Hashanah, quando arriva il Capodanno, i 2 giorni del giudizio, sì, è un giorno di Capodanno, di inizio dell'anno, ma anche il giorno del giudizio. E Hashem scrive cosa sarà di noi durante l'anno entrante. Questo sarà fra un mesetto. Importante sottolineare che come maestri ci dicono che è vero che Dio scrive le sorti di ognuno di noi durante l'anno entrante. Ecco, proprio adesso mia sorella si è appena collegata, che noi abbiamo ringraziato, lei non lo sa, è una sorpresa che l'abbiamo fatto. Ruth, ti abbiamo dedicato questa lezione per ringraziarti di tutto quello che hai fatto per noi durante quest'estate, a me e alla mia famiglia, e tutto quello che fai anche per noi durante l'anno intero, anche se sei dall'altra parte del globo. Perciò, ritornando al nostro punto, che il mese, nell'anno passato, appunto, noi, quando arriva Rosh Hashanah, Hashem scrive per ognuno di noi quello che deve essere il destino dell'anno entrante. È vero, Hashem scrive, ma i maestri ci insegnano che noi abbiamo la facoltà, la possibilità, la capacità di poter dettare a Dio quello che noi vogliamo venga scritto. Vuol dire sì che lui decide, ma in base a cosa decide? In base a come noi ci comportiamo. Se una persona si comporta sempre bene e anche negli ultimi momenti prima dell'anno nuovo fa in modo di rettificare, di rifarsi dei giorni sbagliati, delle cose sbagliate fatte in passato, della maldicenza, di qualsiasi peccato, del non Shabbat e del non Kasher, qualsiasi cosa sia, noi se decidiamo da oggi in poi, cambiamo la nostra vita e miglioriamo perché vogliamo essere vicini ad Hashem, vogliamo che Hashem ci dia una vita agiata, una vita piena di benedizioni, anche se è l'ultimo mese dell'anno, possiamo fare questo, di rettificare tutto quello che abbiamo sbagliato e ovviamente in base a questo Hashem ci scrive un anno Be'ezrat Hashem pieno di benedizioni, pieno di qualsiasi cosa buona che noi vogliamo e desideriamo, che il nostro cuore ha bisogno, Hashem è lì pronto per darci tutto quello che abbiamo bisogno, vuole soltanto un po' della nostra attenzione, vuole che noi rettifichiamo la nostra vita e in base ai nostri comportamenti lui è lì che desidera darci, come tante volte abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, che Dio vuole darci tutte le benedizioni possibili, ma a volte siamo noi che con il nostro atteggiamento sbagliato respingiamo tutte quelle buone cose che Hashem ci vuole dare. Perciò questo mese di Elul ci viene a dare un'enfasi, una carica interiore per dirci: ce la puoi fare, anche se hai sbagliato finora, non devi demordere, non devi demoralizzarti, non devi buttarti giù. Sappi che ogni cosa di brutto che hai fatto finora la puoi cambiare. Perché? Perché Hashem ci dà in questo mese di Elul, in questo mese della misericordia, ci dà la possibilità di ribaltare le nostre sorti e di avere un anno meraviglioso, pieno di salute e di gioia. Elul, appunto, è il mese del bilancio. Appunto, come in un business, come in una ditta, un'azienda, qualsiasi commercio che sia, almeno 1 o 2 volte all'anno si fa il bilancio dell'anno intero. Perché non basta avere un business, un negozio, bisogna sapere anche quanto entra, quanto esce, le spese, le cose sbagliate, un bilancio proprio di tutto, di ogni singola cosa del commercio, per capire l'andamento del business e per poi poter migliorare eventualmente nelle cose che noi compriamo e vendiamo e così via. Così dicono i nostri maestri, nello stesso modo, come ogni bravo commerciante fa un bilancio almeno 2 volte all'anno delle sue entrate e delle sue uscite, così anche noi dobbiamo fare un bilancio spirituale della nostra vita, di quello che abbiamo fatto durante l'anno passato. Perciò questo ultimo mese
che è l'ultimo mese dell'anno passato, in visione del Rosh Hashanah e del Kippur, del giorni del pentimento e del capo dell'anno che stanno per arrivare, che sono giorni non soltanto di gioia e di pentimento, ma sono giorni che sono basilari per l'anno entrante. Noi adesso facciamo questo bilancio, vuol dire andiamo in introspezione sincera tra noi e noi. E cosa facciamo noi? Guardiamo noi stessi, guardiamo l'anno passato, tutte le cose positive che abbiamo fatto. Sicuramente l'introspezione non è soltanto cercare i nostri lati negativi. Prima di tutto andiamo a vedere le cose buone che abbiamo fatto per non demoralizzarci, per non buttarci giù. Perciò prima andiamo a vedere le cose giuste, le mitzvot, l'aiuto che abbiamo fatto, la tzedakah che abbiamo fatto. Andiamo a vedere le cose positive fatte e ci promettiamo che l'anno prossimo non soltanto le manterremo, ma le rafforzeremo e aumenteremo altre mitzvot che magari l'anno scorso non siamo stati capaci di fare. Ci promettiamo che noi aggiungeremo le cose buone che abbiamo fatto. D'altra parte, anche dobbiamo guardare in introspezione le cose negative che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di malnutrizione, e le varie cose che abbiamo fatto. Abbiamo mangiato qualcosa che non era strettamente kasher, a Shabbat abbiamo lavorato. Ogni cosa negativa che abbiamo fatto nell'anno passato, sia tra noi e l'uomo e il prossimo, ma anche tra noi e HaKadosh Baruch Hu, dobbiamo monitorare le cose che abbiamo fatto e prometterci che quest'anno avremo un anno migliore, nel senso che non faremo gli sbagli che abbiamo fatto l'anno scorso, almeno prometterselo. Se poi ne riusciremo a mantenere la promessa fino in fondo, è un altro discorso, ma a priori una persona deve sempre puntare in alto, puntare ad arrivare al massimo per avere una vita migliore. Come si dice, punta alle stelle, al massimo se non arriverai alle stelle arriverai in cielo. Perciò nella vita bisogna sempre puntare in alto, bisogna sempre avere la voglia, la smania di migliorare sempre di più, promettersi che sarà un anno migliore, promettersi che faremo tanto di più e cancelleremo tutte le cose negative. E con questa promessa che noi facciamo proprio adesso, che è il mese di Elul, che è il mese così importante, Hashem ci darà una forza interiore da poter mantenere questa promessa che noi facciamo per l'anno intero. Perciò non è una promessa fatta per finta, ma il Koach HaDibur, la forza della nostra parola, è così potente che noi, dicendo un qualcosa, promettendoci qualcosa a noi stessi, senza fare tanti dirlo in pubblico, a noi stessi, tra noi e noi, prometterlo a Dio, la forza di una parola emessa ci farà sì che noi riusciremo veramente a mantenere questa promessa che noi facciamo, per appunto avere un rapporto più intimo, più forte tra noi e Hashem, e per appunto che Hashem possa finalmente darci tutte le benedizioni che lui vuole darci, ma che appunto molte volte noi le respingiamo indietro. Perciò tramite questa preparazione sicuramente Hashem comincerà già a scriverci che avremo un anno dolce come il miele, un anno pieno di benedizioni e pieno di soddisfazioni. Rosh Chodesh Elul, che era ieri, perciò il capo del mese di Elul, Mosè è salito sul Sinai per la terza volta. Noi sappiamo che Mosè è salito sul Sinai 3 volte. La prima volta è salito ed è rimasto 40 giorni, ha ricevuto le tavole della legge. E quando è sceso, se vi ricordate, le ha spaccate perché il popolo ebraico aveva peccato di idolatria. Dopodiché Mosè è salito una seconda volta per 40 giorni a pregare a Dio di perdonare questo gravissimo peccato di idolatria. Ed è stato 40 giorni. La terza volta che Mosè è risalito sul Sinai per pregare e studiare con Dio e ricevere le seconde tavole della legge, era proprio Rosh Chodesh di Elul. Ieri Mosè, nella storia, è salito sul Sinai ed è rimasto per la terza volta 40 giorni ed è sceso il 10 di Tishrei. Il 10 di Tishrei che giorno è? È il giorno del Kippur. Perciò da ieri fino a Kippur sono 40 giorni, i fatidici 40 giorni che Mosè è rimasto sul Sinai per ricevere le seconde tavole della legge, per pregare per noi, per studiare, per poi portarci gli insegnamenti che Hashem gli ha dato. Perciò questi 40 giorni che sono cominciati da ieri fino a Kippur sono i giorni della misericordia. Infatti Kippur perché?
fino ad oggi è rimasto nella storia che è un giorno di pulire i nostri peccati, che Hashem per di giorno di perdono. Tutto è nato da quando Dio, il 40° giorno nel Kippur, ha donato le seconde tavole della legge, dicendo: Salachti kidvarecha Mosè, io perdono il popolo ebraico come tu mi hai chiesto, e do di nuovo la Torah, le seconde tavole della legge che l'altra volta tu hai distrutto. Perciò questi 40 giorni sono giorni speciali, dove Mosè sale, sono giorni di misericordia, di amore, dove Hashem si trova in mezzo a noi, come più avanti vedremo, in un modo più profondo, in un modo più presente, in un modo più rivelato ai nostri occhi, che noi tutti possiamo chiedere ogni cosa che noi vogliamo ad Hashem, e Hashem sicuramente ascolterà le nostre bakashot, le nostre preghiere. Perciò il mese di Elul, quando Hashem è salito, sono appunto 40 giorni di elevazione spirituale che ci portano fino appunto al giorno di Kippur, dove noi appunto dopodiché cominciamo a festeggiare Simchat Torah. Perché Simchat Torah e Sukkot, che sono i giorni di festa, vengono dopo di Kippur? Perché proprio dopo aver chiesto perdono, dopo che abbiamo pulito la nostra anima, riusciamo veramente a festeggiare nei giorni di Sukkot e di Simchat Torah. Perciò prima di poter festeggiare dobbiamo pulire la nostra Neshama, e la pulizia di questa anima comincia da ieri fino appunto ai 40 giorni di Kippur. Dobbiamo, i nostri maestri ci scrivono. Sapete, Elul, nell'ebraismo, nell'ebraico, c'è questo famoso concetto del Rashei Tevot, delle iniziali delle frasi. Elul ha quattro lettere, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, ok? E queste quattro lettere hanno l'iniziale di diverse frasi nella Torah. Per esempio, Ani, ledo di, vedo di lì. Vuol dire, sono appunto le iniziali di Elul, che vuole dire che io sono vicino a Dio e di conseguenza Dio è vicino a me. Perciò questo mese noi ci sentiamo, ci troviamo più vicini a Dio e di conseguenza Hashem è più vicino a noi, perché noi facciamo il primo passo ad avvicinarci a Lui. Ci sono altre frasi che cominciano con il nome di Elul, che è appunto, che i maestri ci insegnano che in questi mesi, in questo mese qua, noi dobbiamo incrementare specialmente in tre mitzvot che appunto hanno a che fare con il nome di Elul. E una mitzvah è lo studio della Torah. Noi sappiamo che studiamo la Torah ogni giorno, ma quando arriva il mese di Elul dobbiamo incrementare i minuti, la dose, le pagine, la concentrazione, comunque studiare più Torah. Come abbiamo detto tante volte, che lo studio della Torah ci porta alla conoscenza di Hashem, non soltanto di conoscere Hashem a livello di mente, a livello di intellettuale, soltanto per conoscere una materia in più. Noi studiamo la Torah per poter conoscere Hashem e per poter fare quello che lui vuole da noi, e tramite che noi ci colleghiamo con lo studio della Torah, è una cosa che poi scende ai sentimenti del cuore, perché più noi conosciamo la Torah, più capiamo la Torah, più noi riusciamo ad amare Hashem. Perciò, in una mitzvah che dobbiamo aggiungere le dosi dello studio della Torah è appunto studiare più Torah del solito. Se durante la settimana voi ascoltate soltanto una diretta, farete in modo di ascoltare magari un'altra lezione, di aumentare un'altra lezione di Torah durante la settimana. La seconda mitzvah che noi dobbiamo aggiungere è la tefillah, la preghiera. In questo mese noi dobbiamo aggiungere la preghiera, infatti diciamo le Selichot, che sono le suppliche, diciamo Teilim in più, che sono i salmi di Davide. Qualsiasi cosa noi vogliamo aggiungere nella preghiera, questo è il mese che noi dobbiamo aggiungere. Vuol dire, se una persona ogni giorno ha un standard di preghiera, faccia in modo che questo mese di Elul legga una paginetta in più. Se una persona non è abituata a pregare ogni giorno, faccia uno sforzo questo mese di Elul che aumenti, vuol dire cominci a pregare
a mettere tefillin, oppure se è una donna di pregare nel libro ebraico, ci sono oggi libri traslitterati, si può pregare con le parole proprie. Basta che Hashem vede la nostra sincerità, anche se una persona non sa pregare come si deve, ma deve sforzarsi in qualche modo di aumentare o comunque di cominciare la preghiera, perché la preghiera è un modo intenso di come noi possiamo collegarci con Hashem, sia per lodare tutto quello che lui fa per noi ogni giorno, per la creazione del mondo, sia anche per richiedere tutto quello che noi abbiamo, il nostro fabbisogno. Perciò la preghiera è importantissima. Perciò sia la preghiera scritta e decifrata nel libro delle preghiere, ma anche la preghiera verbale, personale, in qualsiasi lingua, impariamo a parlare con Dio, a connetterci con Dio e vedremo che ogni cosa che noi veramente abbiamo bisogno, Hashem riuscirà a darcelo con facilità. La terza mitzvah che noi dobbiamo aggiungere in questo mese è la tzedakah. Noi sappiamo quanto è importante la tzedakah, viene chiamata nel gergo la mitzvah. Ogni altra mitzvah è importante, ma quando diciamo, quando nel Talmud o nei altri testi della Torah viene scritto la mitzvah, si intende la mitzvah della tzedakah, senza specificare che è tzedakah. Perché? Perché è la mitzvah che connette, che comprende tutte le altre mitzvot, perché le porta in un'azione fisica, perché è una mitzvah che è così importante che quando noi, una persona lavora, guadagna soldi, dà una parte del suo guadagno a chi non ha, che possa essere un povero, può essere una scuola, può essere chi divulga Torah e così via. Ma quando la persona appunto dà una parte di se stesso, dà una parte non soltanto monetaria, ma dà tutta la forza che lui ha messo, tutto l'impegno che lui ha messo nel lavoro che ha fatto. Faccio queste tre mitzvot. Aumentare la preghiera, aumentare lo studio della Torah e aumentare il dono della tzedakah, la carità, la beneficenza, queste cose sono fondamentali in questo mese di Elul per poter ricevere tante benedizioni. Infatti, come c'è scritto nella preghiera del Rosh Hashanah e del Kippur, queste tre mitzvot qua hanno la forza di cancellare qualsiasi decreto negativo. Quando una persona non sta bene, quando una persona vuole trovare felicità, vuole trovare matrimonio, vuole trovare qualsiasi cosa, deve aumentare in questi tre canali: studio di Torah, preghiera e tzedakah. È assolutamente è testato, è scritto dai nostri maestri, è promesso da Dio che ognuno che cerca di avvicinarsi a Dio tramite questi tre canali avrà veramente. Potrà esordire, potrà vedere Yeshuot, grandi miracoli, grande benevolenza. L'importante è che noi ogni cosa che facciamo lo facciamo con sincerità, lo facciamo per Dio. È vero che noi facciamo certe cose a volte per ricevere qualcosa indietro. Attenzione, come vedremo nella storia che vi racconterò fra poco, però noi dobbiamo farlo con sincerità. E quando noi chiediamo un qualcosa di materiale, come possa essere la salute o possa essere anche delle ricchezze materiali o quant'altro, non è che lo facciamo soltanto per il nostro fisico e basta, ma quando una persona sta bene di natura e monetariamente e così via, anche il suo rapporto con Dio sarà più semplice. Perciò se noi siamo bene fisicamente, moralmente, economicamente, riusciremo a studiare la Torah e a fare le mitzvot in un modo più completo e più forte. Perciò noi non chiediamo soltanto per un godimento personale, ma ogni cosa che noi chiediamo la rendiamo santa perché? Perché grazie al fatto che noi stiamo meglio materialmente, riusciremo a stare meglio anche spiritualmente. Vi racconto un aneddoto. Il mese di Elul si dice che HaMelech Basadeh, il re, si trova nei campi. L'aneddoto è il seguente, è un aneddoto hassidico che voglio condividere con voi oggi e vi chiedo di raccontarlo anche ai vostri amici. Vi ricordo, condividete questa lezione affinché queste parole di Torah possano arrivare a più persone possibile, ad aiutare più persone a stare meglio. HaMelech Basadeh, il re si trova nei campi. Noi sappiamo che il re di solito durante l'anno si trova nel palazzo reale, nel suo castello, nella sua stanza privata,
E non ogni persona ovviamente può andare a parlare, ad avere un colloquio con il re, ad entrare in camera sua e così via. Se non che una persona deve fare delle richieste che prendono tanto tempo per un motivo ben specifico, allora dopo tante burocrazie lui riesce ad arrivare eventualmente al re, ma di norma il re non è accessibile in modo facile e non sicuramente a tutte le persone. Un mese all'anno questo re, che è sempre nascosto, decide di uscire dal palazzo reale e di recarsi nei campi e sedersi lì tutto il giorno e dice: cari miei, avete questo un mese a disposizione per poter venire da me a parlare con me, a chiedere consigli, a chiedere qualsiasi cosa e io sono lì per voi. Senza dover prendere appuntamento, senza passare tutta la burocrazia che durante l'anno dovete passare. Questa parabola è ovviamente riferita a Kadosh Baruch Hu, al re dei re, che anche Hashem, come quel re in carne ed ossa, durante l'anno sicuramente non è impossibile arrivare a Dio, perché ovviamente noi ogni giorno, con tutte le mitzvot che noi facciamo, arriviamo a Dio, ma non arriviamo a Dio nella completezza. Perciò Dio è come se fosse un po' più nascosto, un po' più messo in un palazzo reale dove, ripeto, non è impossibile arrivare a Lui, però non è neanche facile la teshuva che noi facciamo, il pentimento, il rettificare i nostri sbagli durante l'anno, ovviamente è più difficile. Perciò arriva un mese all'anno che questo Hashem che si un po' nasconde un pochettino, diciamo, dal mondo, che non è così rivelato a occhio nudo. Arriva un mese all'anno, che è il mese di Elul, e Dio dice: esco nei campi. Dio si esce a portata di tutti noi, si rivela in un modo maggiore a tutti noi e dice: io sono a vostra disposizione, mi vado a sedere nei campi. Chi vuole può venire da me, gli darò benedizioni, gli darò conforto, ascolterò i suoi dolori. Ogni cosa che noi vogliamo, il re è lì, Dio è lì nei campi. Che è uscito, perciò non dobbiamo più fare la grande trafila, le grandi cose burocratiche, la grande teshuvah. Possiamo fare ogni cosa in modo più facile. Ripeto, durante l'anno è più difficile, più complicato arrivare alla completezza con Dio, ad avere un rapporto intimo completo con Hashem. Mentre quando arriva il mese di Elul, visto che Lui si rivela a noi. Per noi è molto più facile arrivare a Dio, perché? Perché il re è fuori. Infatti, viene sottolineato che il re si trova nei campi. Perché non dice che Dio va nella yeshiva, dove si studia la Torah? Perché non dice che Dio non va nell'università o in posto di culto o di studio? Dio dice: Dio va nei campi. Chi si trova nei campi? I contadini che zappano la terra. I contadini di norma non è gente erudita, è gente di azione. Per questo motivo la Torah ci dice, questa storia chassidica ci viene a sottolineare che Dio va nei campi per dirti che Dio si avvicina a noi, gente comune, gente semplice, che durante l'anno studiamo ma non capiamo tutto, magari preghiamo ma non capiamo quello che diciamo, vogliamo essere vicini, abbiamo un grande fervore nel nostro cuore, ma non abbiamo studiato, non siamo eruditi. Queste sono le persone che prima di tutto Dio va a cercare, proprio quelli, tra virgolette, i contadini della Torah, quelli che non hanno avuto un grande studio, un grande passato, ma veramente il loro cuore è a pieno di fervore per Hashem. Dio dice: vengo vicino a voi per dare proprio a voi che non avete studiato, che non sapete tanto, per dare a voi la possibilità di avvicinarvi a me in un modo più completo. E c'è scritto che Dio dà un viso sorridente a tutti. Non bisogna avere paura. Magari una persona dice: io durante l'anno magari ho fatto delle pecche, adesso con che faccia vado davanti a Dio a chiedere, a chiedere benedizioni e quant'altro. Dice Hashem: io dimostrerò a tutti voi un viso sochachot, un viso sorridente, splendente. Non abbiate paura di tornare da papà. Molte volte un bimbo fa un qualcosa verso il padre, uno sgarro, e poi si vergogna, ha timore di tornare da suo padre. Dice Hashem: non dovete avere paura di me. Io sono qua, sono il vostro padre. Così come ogni padre desidera che i figli
tornino da lui nonostante gli sbagli fatti, Hashem desidera che ognuno di noi possa tornare di nuovo a riabbracciarlo, ad essere vicino a lui. Perciò lui esce di sua spontanea volontà, un mese all'anno, esce fuori dal suo palazzo, dal posto dove lui si nasconde e dice: sono qui per voi. Non ho altro che voi, venite da me e chiedete. Perciò questo motivo qua, questo mese qua, noi dobbiamo veramente darci dentro con tutta la nostra forza, come c'è scritto in uno dell'Aftarot, in uno dei profeti, Dirshua Hashem Beim Matzeo, andate a cercare Hashem quando è trovabile, non quando dopo le festività che Dio ritorna di nuovo al suo palazzo e di nuovo sarà un po' più complicato arrivare a Dio. Siamo furbi, Dio si mette a nostra disposizione, andiamo a cercarlo, andiamo a aggrapparci a Lui proprio quando Lui è disponibile, quando Lui è fuori vicino a noi. Per questo motivo, questo mese di Elul, che poi arriverà anche Rosh Hashanah e Kippur, che è tutto un mese che dura 40 giorni e non 30, che noi appunto facciamo di tutto per migliorare noi stessi, per migliorare la nostra condotta, per migliorare il nostro collegamento con Hashem, che appunto si mette a disposizione al 100% con noi. E c'è una parabola che voglio, una storia di nuovo che voglio condividere con voi, una storia molto bella che ci fa capire quanto è importante questo momento. Come si è scritto, carpe diem, nella vita bisogna essere capaci di cogliere l'attimo fuggente e di non lasciarlo andare via. Questo è il mese che è carpe diem, che dobbiamo cogliere questo momento che Hashem è vicino a noi al 100%. C'era una volta una persona, è un aneddoto, una persona che cercava il suo mazal. Mazal in ebraico vuol dire fortuna, mazal vuol dire anche la sua buona sorte. Perciò per facilitare la storia ripeterò la parola mazal. Mazal vuol dire fortuna, buona sorte e cose, qualsiasi cosa di positivo. C'è questa persona che è sfortunato, è malato, c'è di tutto, non ha mazal. Un giorno scopre che in una tal isola si trova il suo Masal. Lui prende la nave, viaggia, 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 finché arriva a questa grande isola a cercare finalmente il suo Masal. Arriva, entra nell'isola e incontra un vecchio leone. Un leone malato, vecchio. E il leone dice: ma e tu chi sei? E questo dice: io arrivo da quest'altra città. E ho sentito che in questa isola c'è il mio Masal. Allora sono venuto a cercare il mio Masal. E Leone dice: sai, ti prego, fai qualcosa per me. Io sono molto malato, sono vecchio, non ho nessuno che mi cura. Allora lui dice: non ti preoccupare, mentre andrò a cercare il mio Masal, cercherò anche il tuo Masal, la tua guarigione. E così si salutano e lui va avanti nell'isola. Mentre va avanti, dopo un po' che cammina, trova un albero. Un albero anche lui, tutto vecchio, senza frutti, un albero triste. E l'albero dice: ma tu chi sei? Dice: io sono venuto a cercare il mio Masal. E l'albero dice: guarda, ti prego, io ormai sono vecchissimo, non ho mai avuto figli, non ho avuto frutti, io vorrei tanto avere dei frutti, fai qualcosa per me, trova il mio Masal. E lui dice: sai cosa? La stessa cosa, mentre andrò a cercare il mio Masal, cercherò anche il tuo Masala e te lo porterò. E va avanti e arriva in una grotta. Sente delle voci, entra dentro questa grotta buia e vede una principessa meravigliosa, una principessa che è incatenata, è chiusa, immanettata. E dice: e tu chi sei? Devi ripetere la sua storia subito qua a trovare il mio Masal. E lei dice: io invece sono una principessa. Che era una principessa, sono venuti dei banditi, mi hanno rapita, mi hanno portato qua, mi tengono prigioniera, ti prego salvami, fai qualcosa. E lui ripete: sto cercando il mio Masal, la mia fortuna, troverò la tua e te la porterò, non ti preoccupare. In breve, il nostro protagonista della storia arriva dappertutto nell'isola, ma non trova il suo Masal. Allora a malincuore
ritorna indietro per andare a casa e ovviamente quando torna indietro rincontra tutte le persone che ha incontrato, rincontra la principessa, va da lei e dice: senti, guarda, io purtroppo il mio Masal non l'ho trovato, però ho trovato il tuo Masal. Dimmi, dimmi, verrà un giovane uomo che ti salverà, ti toglierà le manette, ti sposerà, ti porterà di nuovo a Palazzo Reale e vivrete felici, contenti, ricchi, gioiosi. Allora la principessa dice: bene, allora magari tu sei il mio salvatore, prendi le mie manette, spaccale, sposiamoci e torniamo. E lui cosa risponde? No, scusami, io non ho tempo, sto cercando il mio Masal che non lo trovo, non ho tempo per te, lasciami andare. Va avanti e chi incontra, incontra l'albero. Va dall'albero e dice: senti, guarda, io il mio Masal non l'ho trovato, però ho trovato il tuo Masal. Dimmi, dimmi. E lui gli racconta: sai, il motivo per il quale tu non riesci a avere dei frutti è perché sottoterra, dove ci sono le tue radici, si nasconde una cassa piena di tesoro, oro, argento, diamanti, e quella è la cosa che blocca, schiaccia le radici e blocca il tuo avere dei frutti. Allora l'albero dice: sai cosa? Scava, prenditi tutte le ricchezze, prendi tutto quello che c'è lì dentro. Non voglio niente, a me l'importante è che tu possa togliere, diventerai tu ricco e io potrò avere dei frutti. Ma il nostro stupido cosa risponde? No, io non ho tempo, sto ricorrendo al mio Masal, la mia fortuna, non ho tempo di scavare e diventare ricco per te. E va avanti chi rincontra, vi ricordate? Il leone, che era il primo personaggio che hai visto, va da leone, la stessa scena, e dice: sai, io il mio Masal non l'ho trovato. Però il tuo Masal l'ho trovato. Dimmi, dimmi, dice Leone, cosa devo fare per essere forte, per guarire, essere il re della foresta come una volta? Lui dice: non ti preoccupare, verrà uno stupido, un umano stupido, e tu lo mangerai e in quel momento guarirai e tornerai a essere il re della savana. E in quel momento il re va e mangia il stupido della nostra storia e la storia ci insegna che ogni cosa che lui incontrava era il suo Masal, era la sua fortuna. Dio voleva che lui sposasse la principessa e diventasse ricco e aveva una famiglia, voleva che il bottino che c'era sotto l'albero fosse suo, però lui era così stupido a pensare, come noi tante volte facciamo: ho un qualcos'altro da fare, adesso non ho tempo, perché noi non riconosciamo le benedizioni che Hashem ci mette a nostra disposizione, noi le schiviamo, cerchiamo un qualcosa sempre che non capiamo che quello è il momento e quella è la cosa che Hashem ci sta regalando. Sto cercando il mio Masal, non posso sposare te, quando veramente hai davanti a te l'uomo o la donna della tua vita e così via. Amici miei, la Torah ci insegna: carpe diem, cogli l'attimo fuggente. Quando Hashem ti mette davanti una benedizione, non schivarla. Quando Hashem ti manda qualcuno che ti bussa alla porta e ti chiede delle monete in tzedakah o di aiutarlo in qualsiasi altro modo, non dire: non ho tempo, sto lavorando o non ho abbastanza soldi. Hai pochi soldi, dagli poco, ma non mandare mai nessun povero via senza aiutarlo. Quando qualcuno ti chiede in qualsiasi cosa, quando Hashem ti mette a disposizione di fare una mitzvah, non dire: non ho tempo, devo correre a aprire il negozio. Arriverai 5 minuti più tardi, ma fai una mitzvah. Vuol dire, quando Hashem ci mette il Masal davanti agli occhi, non dobbiamo mai respingere il Masal. E questo è il mese della Teshuvah, è il mese del pentimento, è il mese che noi possiamo rifarci di tutto un anno di sbagli. Questo è il nostro Masal di adesso. Il Masal è che Dio si trova vicino a noi e Dio ci dà la possibilità di riscattarci, la possibilità di migliorare tutto quello che noi abbiamo fatto durante l'anno passato. Non facciamo come questo stolto che continuava a cercare quello che Dio gli metteva sotto il naso. Adesso è il momento che noi possiamo tirare sulle maniche e dire: ho la forza di ritornare alla Kadosh Baruch Hu, perché mi accorgo che veramente la mia vita senza la Torah, senza la mitzvot, senza la presenza di Hashem, non vale proprio a niente. Perciò noi abbiamo la forza, appunto, di rifarci e di illuminare l'anno con tutte queste buone risoluzioni che noi prendiamo già da adesso. Dobbiamo decidere di prendere la nostra vita in mano e dire: quest'anno io cambierò qualcosa
e mi prometto che farò una tal cosa per meritare un anno migliore. Adesso vi racconto un'altra storia. Oggi vi ho già detto che vi racconterò tante storie. Uno può pensare, che senso ha di fare le mitzvot in questo momento che è l'ultimo anno del mese? È come se fosse una sorta di falsità. Uno dice sì, arriva il mese di Elul, arriva Rosh Hashanah e Kippur, siamo tutti bravi, facciamo tante mitzvot, aggiungiamo in questo e quest'altro. Uno può dire, ma è una falsità. Tu fai questo soltanto per ricevere un anno buono. Non sei sincero. E la storia è un esempio che i nostri maestri ci portano. C'è una persona che deve attraversare una stanza. Questa stanza è buia, la luce non funziona. Ovviamente in questa stanza ci sono dei letti, delle tavole, delle sedie, c'è qualcosa che una persona al buio potrebbe inciampare. Questa persona non conosce questa stanza, ma la deve andare da una parte all'altra della stanza. Lui ha a disposizione soltanto un fiammifero. Questa persona accende questo fiammifero che illumina per un attimo la stanza. Un fiammifero può durare 5, 6, 10 secondi al massimo. In questi 10 secondi la persona cerca di memorizzare tutti i vari inciampi dove sono, perciò illumina per poco tempo la stanza e quando il fiammifero ormai è già spento, lui sarà capace bene o male di dove andare senza inciampare, senza farsi male. Questo esempio è paragonato al mese di Elul. Il mese di Elul noi dobbiamo illuminarlo con questo fuoco, con questo fiammifero, con la luce della Torah. Che durante l'anno intero, quando la luce magari viene affievolita, quando Hashem appunto ritorna nel suo palazzo reale, quando noi magari ritorniamo a un po' alla nostra routine normale, almeno la luce che abbiamo illuminato la stanza, questa luce di questo un mese che abbiamo illuminato, possiamo illuminare l'anno intero, perciò tutti i vari inciampi, le difficoltà, il Yetzer Hara, l'inclinazione al male, tutto quello che di negativo c'è durante l'anno, noi possiamo bene o male focalizzarlo con questa luce che noi, come un riflettore che durante l'anno intero, perciò noi diamo luce a questo mese, che grazie a questa luce riusciamo un pochettino tutto l'anno godere di questa luce, perciò non è una falsità, ma al contrario è un modo di come noi vogliamo cominciare l'anno nuovo col piede giusto. E poi chissà, magari oggi noi facciamo una mitzvah, magari lo facciamo soltanto egoisticamente, per noi stessi e non per Dio, ma come la Torah ci insegna, mitoch shelo lishma ba lishma. Quando una persona fa un qualcosa, anche non prettamente per Hashem o per fare la mitzvah, ma lo fa magari egoisticamente, lo fa per se stesso. Dice Hashem, fa niente, tu fallo, perché facendolo con un qualcosa, con un doppio fine, alla fine verrai a farlo per Hashem. Come un bambino, all'inizio quando un bambino è piccolo gli si insegna a dire le benedizioni, la preghiera, a fare i compiti, a obbedire con dei caramelli, con dei regali, però poi alla fine, man mano che il bambino cresce, capisce che la preghiera e i compiti deve farli non per la caramella, ma deve farli perché è bene per se stesso. Ma nel frattempo la caramellina l'ho abituato a fare questa cosa, ma crescendo lui capirà che non ha più bisogno della caramellina e farà ogni cosa che il papà e la mamma gli hanno insegnato perché è bene per lui. Così anche noi, anche se magari in questo momento non sentiamo veramente il bisogno di collegarci con Hashem, non capiamo l'importanza di questo, però dice la Torah, fate lo stesso, fai una mitzvah, prendi su di te la decisione di aumentare un qualcosa e anche se non sei al 100% sincero e anche se non lo capisci, fallo, mettiti nel canale, entra nel tunnel e poi la luce che tu stai facendo, stai emanando tramite questa una mitzvah che stai aggiungendo, riuscirai a illuminare tutto il tunnel anche se nel tunnel non c'è luce. Perciò vuol dire che la persona magari comincia a farlo non sinceramente, ma man mano capisce e gusta
la dolcezza delle Torah, delle mitzvot, e si abituerà e vorrà fare altre mitzvot. Perciò questo è il mese di Elul, di cominciare a fare le cose, di cominciare a buttarsi nella luce, di illuminare la nostra vita, illuminare l'anno che sta entrando, in modo che noi possiamo poi eventualmente camminare con i nostri piedi ed andare sempre avanti, e poi ci abitueremo e vorremmo fare altre mitzvot. La nostra lezione sta finendo, vorrei concludere con un concetto della parashah, che non dobbiamo mai dimenticare, la parashah della settimana. Questa settimana la parashah è Shoftim, Shoftim sono i giudici. La parashah comincia dicendo Shoftim ve shotrim titen bechol she'arecha, dovrai mettere dei giudici e dei poliziotti in ogni tuo cancello, vuol dire in ogni tuo paese dove vivi, in ogni posto che c'è, ci devono essere dei giudici che giudicano, che fanno la legge, e ci deve essere praticamente ordine, non deve essere tutto senza anarchia. Ci deve essere appunto poliziotti, giudici che controllano, che insegnano la regola al popolo. Questo Shoftim e Shotrim vengono, la Hasidut insegna cosa vuol dire Bechol She'arecha, a tutti i tuoi cancelli, a tutte le tue porte devi mettere un giudice. La Hasidut insegna che noi abbiamo occhi, abbiamo bocca e abbiamo orecchie, che sono tutte come dei cancelli dove si entra. La bocca, l'orecchio, l'occhio, sono delle incavità. Dice la Torah della Hasidut, metti un giudice, vuol dire fai attenzione a quello che guardi, fai attenzione a quello che dici, fai attenzione a quello che ascolti, vuol dire metti un giudice sui tuoi cancelli di te stesso, sulle tue porte affinché tu non venga a peccare. Proprio in questo mese di Elul, come noi stiamo ormai parlando stasera, che è il mese che noi dobbiamo migliorare noi stessi, questo mese dove noi dobbiamo migliorare le nostre attitudini, la Torah ci viene a insegnare in che modo fai attenzione a quello che guardi. Molte volte noi andiamo per strada e vediamo delle brutte cose, vediamo delle cose che sconci che non dobbiamo guardare, per sbaglio ovviamente, mica apposta. Dice la Torah fai attenzione, metti dei giudici nei tuoi occhi. Quando c'è da chiudere gli occhi, chiudi gli occhi. Quando c'è da abbassare la testa e non guardare, fai attenzione perché tutto comincia, il peccato comincia dagli occhi, come da Eva. Eva, prima di mangiare il frutto, cosa c'è scritto? E lei vide il frutto e poi ebbe voglia e lo mangiò e lo diede anche ad Adamo. Tutto cominciò dal fatto che lei ha visto. Perciò molte volte noi quando c'è bisogno dobbiamo essere capaci di chiudere i nostri occhi, da non guardare delle cose che ci possono portare in tentazione di peccare. Perciò attenzione agli occhi, attenzione alla bocca. Con questa bocca che noi preghiamo, con questa bocca che noi elogiamo Dio, che noi chiediamo a Dio di mandarci benedizioni, guarigioni, eccetera, come possiamo con questa bocca noi peccare, per esempio, di maldicenza, peccare di dire cose brutte? Allora fai attenzione. Tieni pulito gli occhi, tieni pulita la bocca, ma anche l'orecchio. Quante volte noi ascoltiamo maldicenza senza ammonire chi ci sta raccontando? Perché ci piace ascoltare. Dice la Torah, metti un giudice sulle tue orecchie. Quando qualcuno parla male, tappa le orecchie, scappa via. Di io non voglio sentire parlare male di nessuno, perché la lashonara, la maldicenza, uccide le persone. Perciò questi tre concetti qua sono l'insegnamento che appunto la Torah ci viene a portare, di fare attenzione, di essere padrone su te stesso. Perciò gli occhi, la bocca e le orecchie, se non hanno un padrone, se non hanno un controllo, possono portare la persona alla rovina totale. Perciò quando noi stiamo attenti a quello che guardiamo e parliamo e ascoltiamo, sicuramente è un modo migliore di come diventare persone migliori. Un ultimo concetto che la Parashah parla è l'Eglah Arufah, questo vitello. La Torah racconta quando c'era si trovava un morto in campo e non si sapeva chi l'aveva ucciso. Un giorno si svegliavano la mattina, andavano fuori e vedevano che c'era un corpo morto, assassinato, e non sapevano chi era l'assassino. Allora gli anziani della città più vicina, perciò se era anche fuori dalla città, mettiamo, dovevo andare a calcolare chi era questo corpo, se era più vicina a questa città o all'altra città, ok? Gli anziani e i giudici di quella città portavano un vitello
davanti a tutto un cerimoniale e dicevano: le nostre mani non hanno versato questo sangue, i nostri occhi non hanno visto. Perciò loro dicevano: noi non siamo responsabili della morte di questa persona che è morta e non sappiamo chi l'ha ucciso. La Torah si chiede: come mai gli anziani e le persone sagge vanno a dire una frase del genere? Chi può mai dubitare di persone anziane, saggi, con la barba bianca che abbiano ucciso questa persona? Allora la Torah risponde: sì, in verità loro, nessuno dubita di loro che loro hanno direttamente ucciso questa persona, ma loro devono fare questa cosa per portare la kapara, il perdono alla città intera. Forse qualcuno di questa città ha ucciso questa persona e visto che noi non sappiamo, e visto che noi siamo irresponsabili della città, noi andiamo a chiedere perdono. E diciamo: noi non abbiamo ucciso questa persona. Perciò noi, dico gli anziani, visto che tutti siamo responsabili per il prossimo e gli anziani sono responsabili per il popolo intero, loro devono fare questa cerimonia per dire: non abbiamo colpa in questo omicidio. In effetti, perché loro, allora, se loro non sono colpevoli, perché dovevano andare a fare questo cerimoniale e dire: noi non abbiamo versato questo sangue? Perché in verità, sotto sotto, anche se in un modo indiretto, gli anziani, perciò la gente, gli studiosi, gli anziani e i giudici della città, in verità erano responsabili della morte di questa persona, perché forse lui aveva bisogno di qualcuno, aveva bisogno ed è morto senza che le persone lo aiutassero. Perciò le persone più responsabili dovevano andare a dire: è successo un incidente, ma noi togliamo questo peccato, noi non l'abbiamo fatto apposta, lui è morto, non siamo stati noi, eccetera, eccetera. Vuol dire che gli anziani erano i più responsabili di quello che succede nella città. Questo mitzvah qui esiste anche oggi in un modo spirituale. Quando noi vediamo qualcuno che muore spiritualmente, quando c'è un ragazzo o un qualcuno che si sta allontanando dalla retta via, quando c'è un qualcuno che ha bisogno che qualcuno vada a parlargli, ad aprire il suo cuore, a riscaldare il cuore, ad avvicinarlo a Dio perché lui sta andando in una direttiva sbagliata. Quando una persona non, se gli anziani non fanno questo, stanno sbagliando. Qua la Torah ci insegna: siamo nel mese di Elul, dobbiamo essere non soltanto concentrati nella nostra salita spirituale, ma dobbiamo preoccuparci anche del prossimo. Il morente spirituale, c'è sempre qualcuno che spiritualmente sta morendo. Noi, e dico tutti noi che in questo momento mi state ascoltando, abbiamo il dovere di andare a avvicinare le persone, aiutare le persone che si stanno allontanando da Dio, che non sanno la bellezza della Torah e delle mitzvot. Noi che siamo un pochettino, stiamo imparando, stiamo studiando, dobbiamo andare a scaldare i loro cuori e a riportarli dove? A riportarli da Dio. Chiamate il vostro rabbino locale, chiamate me, voi stessi fate qualcosa, ma facciamo un qualcosa, mettiamoci insieme in modo da far sì che queste persone che si trovano lontane dalla verità, lontane dalla Torah Mitzvot, possano, grazie a questa lezione o grazie al vostro buon cuore, di avvicinarsi a Dio e che nessuno possa mai dire: ah, lui è uscito dalla strada, è andato a fare brutte cose, ma io non sono responsabile. La Torah ti dice: tu sei responsabile. Ognuno di noi è responsabile per il prossimo. Il nostro popolo è unito. Il mondo è una grande famiglia che tutti siamo responsabili l'uno per l'altro. Perciò quando vediamo che una persona sta sbagliando e sta morendo o materialmente o spiritualmente, abbiamo il sacrosanto dovere di andare ad aiutarlo e di portarlo a qualcuno che magari riesca ad aiutarlo in un modo più completo di quello che noi possiamo dare, ma almeno andiamo a trovarlo, andiamo a cercarlo. Sicuramente tutti noi conosciamo persone che stanno conducendo una vita sofferente, che stanno facendo brutte cose. Prendiamoli per mano, accarezziamoli, scaldiamo il loro cuore e riportiamoli al nostro padre che è lì, appunto in questo mese di Elul, che si trova nei campi ed è pronto ad accettare la teshuva di ognuno di noi. Perciò in questi momenti vediamo come la parashah si connette proprio con questo concetto di Elul. Perciò la lezione anche per oggi è terminata e
Spero che veramente queste parole che sono uscite dal cuore possano entrare nel cuore di ognuno di voi, di ognuno di noi, a cercare di migliorare la nostra condotta, la nostra vita. Tutto il tempo noi magari piangiamo, mi manca questo, mi manca quello, vorrei essere più felice, vorrei avere più soldi, più gioie, più figli e quant'altro, ma in verità la chiave del Masal, come prima abbiamo parlato, il Masal è nelle nostre mani, la chiave è nel nostro portachiavi, ma noi non siamo capaci, non vogliamo usare questa chiave che Hashem ci ha dato. Impariamo a usare il carpe diem, impariamo a cercare la chiave giusta, la chiave è nelle nostre mani. Quando Dio scrive le sorti del nostro anno, Dio scrive, ma siamo noi a dettare quello che desideriamo che Dio detti. Perciò non sentiamoci lontani da Dio soltanto perché non abbiamo avuto un passato religioso o perché la nostra famiglia non ci ha insegnato a fare il mitzvot. Non è mai tardi, anche oggi, se qualcuno per la prima volta ha sentito questa lezione e ha capito l'importanza di queste parole, mi può chiamare, mi può scrivere in privato, vi aiuterò a tornare ad Hashem, però dobbiamo capire che Hashem non è un Dio cattivo, non è un Dio vendicativo, ma al contrario, è un papà che vuole che i suoi figli tornino indietro da lui. Shabbat shalom a tutti, Chodesh Tov.